ragazze, eccomi tornata con una night routine. So che vi piacciono sempre molto, quindi pollice in su se volete vedere anche la morning routine. Comunque, cosa ho fatto questa sera? Stavo rientrando a casa con Gioia dopo una passeggiata. Lei adora camminare, le piace davvero tantissimo. E una volta arrivata a casa, ovviamente le tolgo il guinzaglio, la pettorina, così è libera di giocare. E una cosa che fa sempre appena rientra a casa è salire sul divano e mettersi nei cuscini. Sempre succede così. Poi io nel frattempo vado in camera, lei mi segue ovunque, tolgo il giubbino, la cuffia e mi metto comoda. Gioco sempre un pochettino con lei, è super giocherellona, anche se in realtà qua adesso non sembra. Poi un'altra cosa che faccio sempre appena rientro a casa è togliermi le scarpe, perché non sopporto stare con le scarpe ai piedi. E quindi metto subito un bel paio di pantofole super comode, queste le ho prese da Primark la settimana scorsa, e mi metto subito anche il pigiama perché davvero amo stare super comoda quando sono a casa. E dopo essermi messa il pigiama vado in bagno a lavarmi i capelli. Questa sera non devo fare la doccia visto che l'avevo fatta la mattina, e quindi ho deciso di lavare i capelli nel lavandino. Come sempre utilizzo balsamo e shampoo, non posso rinunciare al balsamo quando mi lavo i capelli. E mentre aspetto che i capelli si asciugano un po' del più grosso, ovviamente sono sui social. Poi pettino i capelli con la mia amata Tangle Teaser, utilizzo sempre soltanto questa spazzola, e poi inizio ovviamente ad asciugarli. Prima di asciugarli però passo sempre questo prodotto di Adorn, che non va a bruciare i capelli, a rovinarli. Lo spruzzo sempre qualche goccia sui capelli prima di asciugarli, e poi una volta che sono asciutti metto anche sempre un olio profumato, l'olio di Desideri, questo era sempre di Adorn. Poi è arrivato il momento della pappa, sia per me che per Joy. Quindi prima la riempio la sua ciotola. Queste ciotoline le ho prese, in realtà non sono per animali, le ho prese da Maison du Monde e da Ikea, però mi piacevano molto. Poi arriva il momento della cena anche per me, e stasera ho deciso di mangiare patate lesse e una bistecca con un po' di prezzemolo, adoro il prezzemolo sulla carne. Poi devo tornare in bagno per struccarmi, strucco tutto il viso con l'acqua micellare della Garnier, mi strucca bene, non brucia sugli occhi, quindi la trovo davvero fantastica. Poi passo la maschera, se non ho tantissimo tempo e specialmente se non ho tantissima voglia, prediligo fare le maschere quelle super veloci che stanno in posa per pochi minuti, come ad esempio questa è una maschera al carbone che fa le bolle, deve stare in posa soltanto 3 minuti, quindi è super veloce da fare, la faccio circa 3 volte a settimana ed è indicata per i punti neri, pori dilatati, pelle impura. Poi vado sempre a mettere un po' di tonico, utilizzo questo tonico Due Rose di Natura Equa, e l'ultimo step che faccio prima di andare a dormire è applicare una crema. In questo periodo sto utilizzando questa Wedding Mask di Aveda, è una crema super corposa che va a rassodare e illuminare il viso, infatti deve agire tutta la notte, l'applico abbondantemente su tutto il viso e poi la lascio agire insomma per tutta la notte, e quando mi sveglio la mattina sento la mia pelle molto più radiosa. Poi una volta fatti tutti questi step beauty vado alla mia scrivania, guardo una serie TV, una puntata, un film oppure anche dei video su YouTube, e nel frattempo vado a decorare anche la mia agenda. Prima di andare a dormire ovviamente torno in bagno a lavarmi i denti e poi sono pronta per andare a letto. Come sempre c'è Gioia insieme a me perché si è abituata a dormire nel letto con me e quindi ormai non riesco più a farla dormire da sola, è sempre insieme a me. E un'abitudine che ho preso in questi ultimi mesi è quella di leggere almeno 1/2 capitoli prima di andare a dormire, la trovo una cosa super rilassante. E quando poi sono pronta per dormire Gioia si infila sempre sotto le coperte. Nulla ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a mettere un bel pollice in su e iscrivervi al canale, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!